Il parco Buzzaccarini ha una storia molto molto antica ed è legata in certo qual modo anche alla vicenda dei frati, anche se in realtà non è mai stata di proprietà dei frati quest'area, in quanto nel 1700, alla fine del 1700, un avvocato veneziano del Foro di Venezia, un certo Cromer, acquista l'area, una vasta area, per costruire un ampio parco adiacente alla sua villa, la villa che poi oggi comunemente è chiamata la Villa Schiesare dal nome degli ultimi abitatori. Così pure anche lungo i secoli il parco è passato di mano in mano fino ad arrivare ai Buzzaccarini, che poi hanno ceduto la proprietà ai Saggini, successivamente agli Schiesari, gli ultimi che hanno posseduto. Gli Schiesari nel 1968 diedero quest'area e la villa ai frati, l'area invece fu venduta a dei privati. Nel 1990 il comune di Monselice capì l'importanza di un'area verde, un polmone verde dentro la città, e nel 91 l'amministrazione comunale acquista da privati l'intera area. Una parte viene adibita per esercitazioni per la scuola, la media superiore agraria della vicina Istituto Kennedy, una parte invece proprio come polmone verde fruibile da parte della città, quella parte che un tempo era stata allestita come giardino romantico. Difatti abbiamo ancora i resti della ghiacciaia, e pensate, dove adesso c'è la ghiacciaia c'è una nicchia e conteneva un'opera di Antonio Canova, talmente era prestigioso questo parco. Ogni città o paese possiede spazi verdi, a volte opportunamente attrezzati con tavoli, panchine, giochi e strumenti igienici a uso dei residenti, ma molto spesso questi luoghi sono poco frequentati e a volte addirittura abbandonati al degrado. Il parco Buzzaccarini di Monselice, invece, grazie all'appassionata solerzia di cittadini responsabili, è una pittoresca oasi di pace, dove animali e piante concorrono a disegnare l'ambiente ideale per un riposo sereno. Qui trova soprattutto spazio la fantasia creativa di alcune associazioni, le quali, oltre a garantire il decoro dell'area, propongono eventi culturali, percorsi didattici e spettacoli di vario genere. Un raro esempio di come si deve sapere organizzare una comunità cosciente per curare il territorio di appartenenza senza demandare ad altri le proprie responsabilità. Il Giardino Botanico di Monselice è nato nel 2014 grazie alla volontà e alla forza e alla determinazione del gruppo micologico di Monselice, fondato da Gastone Cusin oltre 30 anni fa, ed il progetto Euganeamente, dedicato ai colli euganei. E abbiamo deciso di dare uno spazio verde e culturale alla città di Monselice. Perché culturale? Perché è un giardino botanico, non è un semplice spazio dedicato alle piante, ma è uno spazio in cui le piante stesse si raccontano come sono fatte, le loro proprietà, i loro utilizzi e le loro pericolosità. Il gruppo micologico di Monselice è impegnato da moltissimi anni nella formazione, nella divulgazione dell'amore e della cura per l'ambiente. E quale miglior modo per far vedere proprio come la natura ci può essere amica, quale la creazione di un giardino botanico dove sono presenti oltre 250 piante, tra velenose, botaniche e medicinali, del territorio euganeo e anche provenienti da tutta Italia. E all'interno del giardino, è uno spazio molto ampio dentro il Parco Buzzaccarini, ci sono varie aiuole, create tutte quante dai nostri volontari del gruppo, perché la cosa veramente importante è che la manutenzione del giardino viene fatta giornalmente da tutti i volontari del gruppo micologico, e come potete capire è un grandissimo lavoro, quindi oltre alla cura delle piante c'è anche la manutenzione delle varie aiuole, la cura e
e la rimozione delle erbacce. E poi proprio le piante hanno bisogno di amore per crescere, ed è quello che vogliamo trasmettere alle persone. E chiunque si avvicina al giardino botanico percepisce subito questo, anche perché al suo interno, oltre che piante, è presente un bellissimo percorso poetico realizzato dai poeti della Rocca in Fiore, un gruppo itinerante monselicense che ha conosciuto questo spazio e l'ha fatto suo nel cuore e ha voluto abbinare alla meraviglia delle piante e dei fiori anche e tutta la passione che può dare la poesia. Quindi io invito tutti a visitare questo giardino botanico, la cui entrata è libera e gratuita tutto l'anno. E una particolarità, il giardino può essere visitato anche persone con disabilità fisiche, perché al suo interno ci sono moltissime piante aromatiche, piante che possono essere toccate con delle consistenze particolari, quindi si può avere il tatto, gli odori. E il percorso è accessibile anche con carrozzine e sedie a rotelle. Quella che vediamo qui è la mia pianta preferita. È la Lippia citiodora, volgarmente chiamata erba luigia, una volta diffusa in tutti gli orti e giardini della popolazione. E il suo aroma è delicato e ricorda il limone. Viene usata anche in fitoterapia per le sue proprietà digestive corroboranti. La lavanda, conosciuta da sempre, è una pianta antisettica per eccellenza, un profumo intenso che dura, si può dire, secoli. Se noi prendiamo i fiori di lavanda, li chiudiamo in un vasetto e li dimentichiamo in un cassetto per 100 anni, dopo 100 anni mantiene ancora il suo grato aroma. È una pianta antibatterica, cura le malattie dell'apparato respiratorio, essendo un antibiotico naturale, tra virgolette. Ho la passione innata per le piante e ho avuto modo, grazie agli amici dell'associazione, di collaborare attivamente per realizzare questo bel giardino botanico. È disposto con aiole che presentano collezioni di piante. Ci sono le piante medicinali, ci sono le piante aromatiche, le piante velenose, gli iris, poi c'è la flora euganea che presenta anche delle orchidee spontanee e poi ci sono anche un paio di laghetti che dovrebbero ospitare le piante acquatiche, però c'è il problema delle anatre e le anatre sono ghiotte delle piante e così abbiamo difficoltà a realizzare questa cosa, però ci stiamo provando e penso che in futuro avremo anche le piante acquatiche. L'esperienza del Parco Buzzaccarì nasce nel 2013 quando come associazione Enars di Padova e un gruppo di volontari di Monselice decide di partecipare al bando comunale per la gestione dello spazio pubblico del Parco Buzzaccarini, uno spazio che ormai era diventato inutilizzato e che abbiamo cercato di far rinascere, prima di tutto da un punto di vista ambientale, quindi ridando vita sia alla flora che alla fauna che caratterizzava il parco, che ha sempre caratterizzato il parco in questi anni, e poi diciamo a livello sociale attraverso diciamo progetti partecipati e inclusivi, un'inclusività che generale a 360 gradi, quindi che abbraccia soggetti che hanno difficoltà sociali, economiche, culturali, attraverso le diverse forme dell'arte, quindi dal cinema, al teatro, la musica. E in questi anni piano piano siamo partiti da fare dei piccoli concerti, delle piccole manifestazioni, dei piccoli spettacoli teatrali, fino ad arrivare ad una rete con altre associazioni che si occupano anche loro di cultura, di promuovere cultura, di lavorare a livello sociale, riuscendo a diventare una realtà nel territorio, quindi un punto di riferimento per tante piccole associazioni, ma un punto di riferimento soprattutto per la popolazione del posto, ma una popolazione rivolta dai bambini attraverso le attività ludiche, formative ed educative, quindi dai centri estivi, dai doposcuole invernali,
ha le attività per giovani, quindi con il progetto di Rock and Park, un gruppo di giovani che si trova una o due volte al mese e programma i diversi concerti, promuovendo i gruppi locali che non hanno spazio, uno spazio dove esibirsi, e quindi il parco ha messo a disposizione loro sia la struttura interna d'inverno per esercitarsi che d'estate per esibirsi davanti a un pubblico. Un pubblico che di persone, diciamo, più adulte, attraverso il teatro, con rassegne jazz, con rassegne di musica classica in collaborazione con il Conservatorio Pollini di Padova, è un pubblico un po' meno giovane, quindi diciamo un po' più anziano, attraverso sia la musica, attraverso il ballo liscio, ma attraverso una serie di collaborazioni nate con il Centro Servizi per Anziani, la Casa di Riposo, qui vicino, con le quali, diciamo, abbiamo attivato diversi percorsi con i bambini dei centri estivi, quindi attività di lettura, quindi leggiamo insieme, ma anche attività manuali, dal fare la pasta, la pizza, i giochi antichi. L'animazione sociale è determinante nel processo di formazione della persona umana, sempre più tendenzialmente orientata all'introversione e all'indifferenza causata dall'abuso degli strumenti tecnologici che inducono a una realtà virtuale. La vita reale è fatta di relazioni autentiche, nelle quali attraverso la sperimentazione di sentimenti condivisi matura la coscienza personale di ognuno. Chiunque oggi si impegna a favorire l'incontro opera effettivamente in favore del progresso dell'umanità.